Musica popolare, stand gastronomici e poi il protagonista indiscusso dell'evento, il vino. San Giovanni in Carico si ritrova nel cuore del suo centro storico che sabato sera ha richiamato centinaia di visitatori e buongustai per l'11ª edizione di Le Vie del Vino. Un'occasione per mettere in mostra quanto di buono questo territorio ha da offrire, dunque un doppio successo di entusiasmo da parte di chi ha partecipato alle Vie del Vino, ma anche da parte dei tanti stand che hanno avuto occasione di mettere in vetrina le prelibatezze enogastronomiche. Dal Merlot al Cabernet, passando per i formaggi DOP, le carni arrostite, la pasta mantecata, come insegna la tradizione. Le Vie del Vino si dimostrano ancora una volta un grande evento sangiovannese che richiama i comuni limitrofi, soprattutto perché andiamo a toccare quelli che sono i temi del mangiare, ma legati alle nostre tradizioni, con una bellissima musica popolare. E per me è importante ringraziare ovviamente in primis gli organizzatori, ma tutti i volontari della Protezione Civile, gli amministratori che si sono dedicati alla riuscita di questo grande evento. Tutti gli stand continuano a produrre e a mostrare alle persone quelli che sono i prodotti tipici locali, ed è questo il vero successo di questa manifestazione. Ha significato che noi dobbiamo promuovere le nostre terre. Con una partecipazione di 4.626 persone, certificata dai Vacchi, l'evento si candida a diventare appuntamento fisso dell'autunno del Basso Lazio e già si pensa e si pianifica l'edizione numero 12. Sicuramente un appuntamento all'anno prossimo per un nuovo grande successo che viene dai numeri di quest'anno, che confermano ancora una volta il grande successo e la bellezza di questa manifestazione delle Vie del Vino.